Ciao a tutti, oggi si parte per una nuova avventura. Beh, sapete che ultimamente sto girando tantissimi nuovi stadi ed è quello che faremo anche oggi. Perché c'è uno stadio che mi ha incuriosito tantissimo. Non vi spoilerò ancora qual è, però vi dico che è uno stadio costruito parzialmente in trincea. E questo vuol dire che è costruito sotto il livello del suolo. Quindi ho pensato, ok, è il momento di andarlo a visitare. Quindi adesso parto e ci vediamo lì. Vi faccio scoprire una volta che arriviamo sul posto di che città e che stadio sto parlando. E così, dopo aver acceso la macchina, fatto benzina, aver percorso un po' di chilometri ed essermi fermato all'autogrill per pausa pipì con soli 45 minuti di macchina, siamo arrivati a destinazione. Pronti per la nuova avventura. E quindi ci siamo arrivati in quel di Ancona. Si sta bene, c'è solo un po' di venticello, lo stadio è là, già lo vedo. E non so se alcuni di voi avessero capito dove sarei andato oggi quando ho detto stadio costruito parzialmente in trincea, quindi sotto il livello del suolo in parte. Insomma, parlavo esattamente di questo, lo stadio del Conero. Qua ci gioca l'Ancona e oggi c'è Ancona Spal. Non vi avevo mai ancora portato in questo stadio, è la prima volta anche per me, non ci sono mai stato. E appunto per questa sua particolarità dell'essere sotto il livello del suolo sono molto curioso di andarlo a vedere. E quindi niente, scopriamolo e gustiamoci questo stadio del Conero. Niente ragazzi, io pensavo di andare a piedi ma mi hanno detto che posso passare in macchina, quindi andiamo dentro lo stadio direttamente in macchina. E ci siamo, lo stadio è questo. Siamo praticamente dentro in macchina. Adesso mi fermo per parcheggiare, però ci siamo. Ok, adesso è ufficiale, siamo dentro. Qua è il posto dove arrivano i pullman con i giocatori, poi c'è l'ingresso al campo. Stiamo facendo il loro percorso, qua c'è il cancello da dove siamo entrati. E adesso vi porto nella parte interna, nel campo ci andiamo dopo. Questo è l'ingresso spogliatoio. Io come sempre ragazzi cerco di farvi vedere quello che è dietro le quinte, come sempre farvi scoprire nuove cose. E beh, molto molto bello questo ingresso qua dello stadio del Conero. Qua dove entrano appunto i giocatori, come dicevo, tutto decorato, Ancona, bello. Mi piace, molto molto bello, eh. Onestamente mi aspetto tanto da questo stadio, perché comunque è uno stadio che ha fatto la Serie A. Tra l'altro un Ancona Inter è stato l'esordio di questo stadio in Serie A, vinto 3-0 dall'Ancona. E quindi è uno stadio che ha giocato anche in palcoscenici importanti, adesso fa la C. Quindi mi aspetto tanto e questo ingresso, insomma, sta rispecchiando le aspettative. Ora facciamo un giretto per capire dove arrivano poi i giocatori nei loro spogliatoi e il percorso che fanno. Poi entriamo anche negli spogliatoi, tranquilli. Adesso esploriamo un po'. Qua c'è la palestra. È tutto anche molto bello decorato con i colori dell'Ancona. Il rosso e il bianco, ovviamente sono foto storiche, anche il tetto, guardate, mi piace, veramente. Ok, fermi un attimo. Vi ricordate quando qualche secondo fa vi ho detto, poi entriamo anche negli spogliatoi, tranquilli? Alla fine per problemi tecnici non sono riuscito a entrare, ma ho comunque avuto la possibilità di fare qualche ripresa dall'esterno dello spogliatoio dell'Ancona. Quindi sono passato davanti allo spogliatoio di casa e a quello ospiti, e oltre a qualche foto e reperto storico di questa società, ho avuto la possibilità di vedere anche la sala stampa. Insomma, a me piace tantissimo vedere questi posti nascosti nello stadio, lo sapete. Ma se alla fine non sono riuscito a vedere gli spogliatoi, questo ha portato ad avere più tempo per fare quello che adoro di più. E ora la parte che più ci piace, ingresso al campo. Questo è il tunnel che fanno i calciatori, che faranno oggi i calciatori di Ancona Spal. Siamo dentro. Questo è uno dei momenti che adoro di più in assoluto, forse anche quello che adoro di più. Vedere quello che vedono i calciatori per entrare in campo è un'emozione incredibile, ragazzi. Vi auguro di provare queste esperienze e sono veramente veramente contentissimo di riuscire a portarvele, ed è solo grazie a voi, ve lo dico sempre. E ci siamo. È il momento di entrare in campo. Gli ultimi scalini, bella intanto la gradinata, già si vede. Qua ci sono le panchine e siamo dentro. Wow, bello, bello, bello. L'avevo visto una volta da fuori questo stadio, ma da fuori. Tipo, là ci sono le biglietterie, i passaggi, gli ingressi, si vede qualcosina. Ma da dentro... bello, bello, bello. Non me l'aspettavo così bello. Allora, parliamone, perché mi hanno detto che possiamo entrare anche in campo. Qua prima ci sono le panchine e le proviamo. Ci sediamo, comodissime. Molto belle, qua sei a bordo campo, chiaramente. C'è parecchio vento, però è il momento di entrare in campo. Io non so quanto riuscirete a sentirmi. Qua intanto è l'era tecnica del mister. Io potrei qua stare ad allenare la squadra. Tocchiamo prima il prato del campo e poi... ingresso. Beh ragazzi, entriamo in un altro campo professionistico e ci siamo dentro il campo dello stadio del Conero.
Questo è un momento emozionantissimo e da qua, ragazzi, lo stadio si vede ancora meglio. Poi noi staremo laggiù in ospitalità in tribuna VIP a goderci la partita. Scusatemi per il vento, ma nonostante quello, l'emozione che si prova a essere qua, spero che riusciate a capirla. Mi sono anche reso conto adesso che ho dei capelli un po' così con il vento, ma va bene lo stesso. Io adesso voglio fare una cosa, non so come ho questi capelli. Cioè, voglio far immaginare a chi è tifoso dell'Ancona. Allora, pensate di segnare, ok, in questo stadio, con la maglia dell'Ancona e essere qua dentro. Cioè, voi da qua, dall'area di rigore, segnate, qua c'è la porta, vedete questo, tutto lo stadio che vi guarda, e poi andate a esultare sotto la curva, esattamente qua, con i vostri tifosi, immaginate che spettacolo. E adesso, niente, sono tornato qua in panchina a sedermi perché me lo voglio godere un attimo, ho gli ultimi 5 minuti qua dentro, e poi si va a mangiare perché ancora è presto, la partita oggi è alle 4 e un quarto di pomeriggio, è mezzogiorno e mezza, quindi adesso mi sono goduto un po' questo stadio che spero possiate aver apprezzato, a me sta piacendo tanto, però poi sarà bello anche vederlo con l'atmosfera dei tifosi, quando sarà molto più caldo per la partita di oggi, che poi noi andremo a goderci della tribuna. Quindi abbiamo avuto la possibilità, grazie all'Ancona, lo ringrazio veramente per questo, di fare questo tour privato, diciamo, di spogliatoi, sala stampa e poi bordo campo, entrare in campo, e quindi niente, adesso me lo godo un attimo, dicevo, e poi lascio lo stadio. Comunque pensate che qua dentro c'è anche fatto la messa al Papa, quindi insomma è uno stadio che di storia da raccontare ne ha. E quindi sì, devo lasciare lo stadio anche se non vorrei, ci ritorneremo dopo come vi dicevo. E a primo impatto cosa ne penso? Bello, bellissimo, perché è uno stadio, cioè quegli stadi insomma che io definisco piccoli ma grandi, piccoli ma belli, perché sì, chiaramente non è San Siro, è anche molto basso a livello di tribune, però è grande e poi è molto, diciamo, stile inglese, sei molto vicino, molto attaccato, quindi secondo me è caloroso. E poi una cosa molto molto curiosa che ancora non vi ho detto, avete presente quando parlavo di stadio costruito parzialmente in trincea, cioè sotto il livello del suolo? Ecco, siamo esattamente in quel punto, perché qua dentro il campo siamo sotto il livello del suolo. Infatti se ci fate caso laggiù si vedono le colline e quindi si sale, mentre qua siamo praticamente scavati sottoterra. Quindi già è bello, poi questa particolarità secondo me rende ancora più unico. Cioè, per farvi capire ancora di più quello che intendo con sotto il livello del suolo, guardate questo ingresso, cioè vedete quanto va in alto la tribuna rispetto al livello del suolo. Vabbè, noi comunque adesso dobbiamo andare perché giustamente poi arriveranno le squadre, dobbiamo lasciare l'ingresso libero, e quindi io vado a mangiare qualcosina e poi ci rivediamo qua per quando è ora di entrare per la partita, perché voglio godermela e voglio vedere anche la visuale della tribuna che ancora non abbiamo visto. Quindi ci vediamo dopo, perché secondo me sarà uno spettacolo. Finora mi è piaciuto tantissimo questo stadio. Ora cercherò di farvi percepire quanto è veramente giù il campo rispetto al livello del suolo. Da qua si percepisce probabilmente ancora di più. Nel frattempo vado a cercare il mio posto, ma ci siamo. Allora, posto trovato, e vi posso dire che da qua si vede veramente veramente bene, si vede tutto, anche coperto, quindi in caso di pioggia è perfetto. E comunque da qua si vede ancora di più il fatto che il campo sia sotto il livello del suolo, cioè guardate le persone dove entrano, che poi devono fare le scalinate verso il basso. Qua ripeto, si vede benissimo perché siamo praticamente esattamente in mezzo al campo, però pensare che prima eravamo lì dentro il campo è un'altra cosa. Comunque prima che inizi la partita devo passare da una parte, perché so che abbiamo l'ospitality, quindi non possiamo perderci. Lo sapete, con me il cibo non manca mai, e quindi avendo l'ospitality non potevo saltarla. Avevo già pranzato prima di entrare allo stadio, ve l'avevo detto, però non ho resistito e non mi sono accontentato di un solo piatto, ho fatto anche il bis, stavo esplodendo, ma era tutto buonissimo, veramente buono buono buono, quindi dovevo per forza mangiare. E ovviamente un'altra cosa col cibo che non manca è sempre la pausa bagno, dove ho notato che insomma i tifosi ci tengono tanto a questa città. Nel frattempo qua si sta riempendo ed è entrata anche la squadra. Eh sì, ormai a ridosso della partita lo stadio si stava iniziando a riempire. I giocatori sono scesi in campo. Ma a scendere in campo non sono stati solo loro. Infatti sia i tifosi di Ancona e Spal sono entrati in campo per omaggiare il loro gemellaggio che dura da oltre 40 anni. E vederli in mezzo al campo ad applaudirsi, abbracciarsi e cantare insieme sotto entrambe le curve è stato qualcosa di meraviglioso. Veramente un momento toccante che non pensavo di vivere allo stadio. E sarebbe bello poter vivere questa esperienza ogni volta che si va allo stadio. E poi chiaramente dopo tutto questo è iniziata anche la partita. Ancora Spal. Thank you.
sapere come è andata a finire? 0-0. Non ci sono stati gol, però è stata una partita secondo me molto divertente, con occasioni sia da una parte che dall'altra. Però permettetemi di dire che almeno personalmente il risultato della partita passa in secondo piano, perché lo spettacolo di questa partita è stato il clima. Le due tifoserie si sono applaudite e hanno cantato insieme prima, durante e dopo la partita. Sì, lo so che i gemellaggi esistono, questo non è il primo al mondo, però vedere dal vivo queste cose mi ha veramente entusiasmato, perché sappiamo che al giorno d'oggi non è la normalità vedere due tifoserie che si abbracciano, ma penso che dovrebbe diventarlo. E quindi per questo dico che il risultato passa in secondo piano, perché sulla via del ritorno, mentre lasciavo lo stadio e mi avviavo in macchina verso casa nel traffico, pensavo: wow, chissà quanto sarebbe bello se ogni volta, ad ogni partita, prima dell'inizio, ci fossero questi momenti tra tifosi. Perché è questo che mi ha insegnato e mi ha lasciato questo stadio del Conero. E allora dico, se si può davvero abbracciarsi, ridere, scherzare e cantare insieme a tifosi di un'altra squadra, perché non lo facciamo? Invece di fare, vabbè, quello lo sapete già.